nella squadra è stato perso un pezzo, per cui siamo più deboli di prima. Però lo sport si può vincere. Sì, si può vincere anche in uno di meno. Nella vita invece questa è una, nella natura, insomma, che ogni tanto si perda un caro fratello in questo caso. Come sì, vorrebbe venisse ricordato Gilberto da Treviso? Non lo so, questo non spetta a me. E lei come lo ricorderà? Come fratello fantastico. Sono le prime parole pubbliche di Luciano Benetton dopo la morte del fratello Gilberto. Un dolore composto, quello della famiglia di Ponzano, conosciuta in tutto il mondo, che oggi ha accompagnato nell'ultimo viaggio il secondo dei quattro fratelli dei Maglioni, scomparso in questo 2018. Il corteo funebre è arrivato pochi minuti prima delle 11 in una piazza Duomo sorvegliata discretamente da un nutrito servizio d'ordine, con il reparto artificieri della polizia che poco prima aveva verificato l'interno e tutto l'esterno della cattedrale. Ad accompagnare il feretro Don Adelino Bortoluzzi, che ha seguito spiritualmente tutto l'ultimo tratto della vita del signor Gilberto e che ne ha celebrato le esequie. Toccante il passaggio dell'ultimo colloquio, quando Gilberto ha confidato al sacerdote: «Non ho paura del futuro, qualunque cosa mi capiti». Una celebrazione segnata da una forte emozione collettiva, accentuata quando il nipotino Edoardo ha detto: «Ciao nonno, aiutami a crescere come te». Una città e la grande comunità dal Garda al Tagliamento si sono strette attorno a questa famiglia simbolo dell'imprenditoria e del saper fare veneto. Una regione rappresentata dal suo governatore Luca Zaia, mentre si è rivelata clamorosamente assente la politica nazionale. E a questa sferzante è stata la considerazione di uno dei volti della nuova generazione della dinastia di Ponzano, Alessandro Benetton. In questo saluto è mancata la politica nazionale, vero? Ma insomma, io penso che è giusto che ognuno faccia quello che si sente. Avete visto anche voi, pochi momenti fa è arrivata una signora a farmi le condoglianze in nome delle persone comuni, e questa cosa fa piacere. Quelle. Preferiamo quelle, insomma, quelle sono bene accolte.